valorizzare un prodotto della propria terra e ricordare le tradizioni dei nonni e dei padri. Una collaborazione tra giovani e meno giovani per portare a Casatori un evento che unisce gastronomia, tradizioni e tanto intrattenimento. Questo è il tema portante della Festa del Pomodoro, che si terrà nel weekend a San Valentino Torio, in località Casatori. Stand gastronomici, intrattenimento per bambini ed anche tanti ospiti musicali. Ma a farla da padrone sarà l'oro rosso dell'Agro, un prodotto fiore all'occhiello della nostra terra. Difatti, l'evento sarà anche un momento di riflessione sull'importanza che il pomodoro ricopre anche in termini economici e lavorativi. Tanto entusiasmo per organizzatori ed amministrazione comunale, che ha fortemente spinto sul progetto. Fare a discutere in un cortile è sempre molto bello, perché poi sono i rapporti diretti quelli che contano, no? Mi vedo entusiasmato da questa festa, da questo luogo. Ma sono entusiasmato dall'iniziativa e per questo ringrazio questi giovani della frazione, ma anche perché io, essendo originario proprio di questa frazione, sono cresciuto in questi vicoletti un po' come tutti quanti noi, questi ragazzi che sono qui stasera e che hanno organizzato questa bella iniziativa. Io presento il vero pomodoro San Marzano. Ecco qua, vi faccio vedere io, professore. Dopo è un peccato perderlo. No, ecco questo. Sì. Ecco, fatto bellissimo. Ti consolo, professore. Lei si diverte pure, l'ho vista io suonare. Il mio lavoro, da piccolino, ma nei miei genitori, ho fatto sempre il contadino. Nella nostra zona, nell'Agro, soprattutto a noi, a Casatori, San Marzano, tutti questi paesini, diciamo 40 anni fa, questo era il loro lavoro. I pomodori, e pomarolo San Marzano. E venivano i cami dalla Sicilia, da Potenza, da tutte queste regioni, perché il pomodoro si coltivava qua. La facevano altre coltivazioni. E qua venivano i cami a prendere i pomodori, a comprare il San Marzano. Non il pomodoro, no, quello tondo. No. Quello viene da Foggia, viene da Caserta. Noi siamo ricchi di questa cosa, che ancora oggi, ve lo dico con tutto il cuore, che noi contadini coltiviamo ancora, siamo più pochi, non fa niente, però è noi che facciamo ancora questo pomodoro. Ritorna, perché specialmente qualcuno che ha vissuto la vita dei cortili, e quindi ricorda i bei momenti di associazionismo, di collaborazione e quindi dei rapporti umani, che prima c'era. Ogni famiglia prima veniva aiutata da altre famiglie che vivevano nel cortile per la lavorazione dei pomodori. Ma non solo per i pomodori, ma era un fatto proprio di tutte le colture, perché oltre al pomodoro ci sono pure altre colture. Stavano molte persone che in questo periodo, oltre al pomodoro, mettevano pure le melanzane, quindi di agricoltura. E questa sinergia tra persone pure non consanguigne era bello, perché il sociale si viveva intensamente. Ma sarà, diciamo, il sabato pomeriggio dedicato ai ragazzi, invitiamo tutte le famiglie a partecipare e ci saranno vari giochi, diciamo così, che comprenderanno la corsa nel sacco, la corsa campestre, diciamo un po' di giochi, diciamo a calcetto, per ragazzi, diciamo di ragazzini. E poi per gli adulti? E per gli adulti si parlerà la sera, diciamo che c'è, diciamo, le varie degustazioni. Che cosa farete degustare, senza farmi venire l'acquolina in bocca, per piacere? Le degustazioni saranno, diciamo, una palnetta col sugo per il primo, per il secondo facciamo una braciola di carne, diciamo, sempre con il sugo, e poi ci saranno i vari contorni, diciamo, delle nostre tradizioni. Grazie. Forza! Evviva il pomodoro San Marzano! E oui, nous avons créé l'an passé cet orchestre qui réunit